Questa è una mia impressione. Adesso magari sentiamo anche l'idea del nostro ospite che non c'è ancora. Scherzavo. C'è, ok. Oggi il bello della diretta. Ok, pronto? Buonasera. Buonasera, siamo in collegamento con Romeo Paparesta. Sì. Ben trovato. Ben trovati anche a voi. Allora, stavamo parlando adesso, vabbè, poi parleremo sicuramente di arbitri, tanto Giuliano Simini le farà di sicuro qualche domanda, però sì. Ieri sera Antonio Conte ha inserito a un certo punto Marco Motta. Allora, Marco Motta non è indubbiamente un campione, però i fischi, non so se lei ha seguito per caso la partita e li ha sentiti, l'ho visto. Io devo dire la verità, li ho trovati sgradevoli, perché i fischi preventivi, cioè solo perché non ti piace il giocatore, io non lo so, non so se lei magari era abituato quando arbitrava, se le sentiva queste cose, se succedeva già allora di fischiare un giocatore a prescindere dalla prestazione. Sì, indubbiamente è un fatto molto antipatico. Innanzitutto per l'immagine della società e poi anche per il giocatore stesso, perché non si può essere prevenuti nei confronti di un calciatore prima che inizia ad esprimersi. Quindi è necessario, anche se evidentemente io non conosco, ma ci sarà qualche corsina, certo, qualche atteggiamento, qualche parola forse detta fuori luogo, però secondo me quando poi si va in campo, soprattutto in un momento in cui la squadra si sta esprimendo anche a certi livelli, certo, una partita che oramai non ha più storia per come la stanno dominando, bisognerebbe in questi casi, però secondo me ha fatto benissimo Antonio Conte, sì, a inserirlo, certo. E il pubblico avrebbe dovuto essere più clemente nei confronti di Motta. Sì, devo dire, io ero allo stadio come al solito, ma è una cosa che devo dire ho proprio trovato sgradevole, ne stavamo parlando adesso, quindi la ringrazio per la sua opinione. Giuliano? Io parlando con lui, ci siamo sentiti questa mattina, ieri mi pare 3 volte o 4, no, non lo so, è una cosa incredibile, ci sentiamo troppe volte. Volevo chiederti 2 cose, Romeo. Dato che noi ne abbiamo parlato noi ieri, che era chiaramente azzardata la designazione di Fiorentina-Napoli di Calvarese, perché Calvarese è un primo anno, no? Perciò allora vuol dire questo qua è un arbitro giovane, è un arbitro forte e noi lo lanciamo. No, dato che tu hai visto anche quella partita, non so se hai visto più Fiorentina-Napoli. Io le ho viste tutte, con un occhio particolare quella della Juve, perché volevo vedere che tipo di reazione avevano avuto questi ragazzi, ma soprattutto in previsione del match di martedì. Senti Romeo, volevo chiederti, tu come ex organo tecnico che designavi gli arbitri in AIB, tanto te adesso non ti interessa più anche di esporti, che voto avresti dato a Calvarese ieri sera, onde anche che tu mi hai detto testualmente assumiti te le tue responsabilità, non io, sto scherzando, che era rigore netto quello del fallo su a termine partita, no? Sì, su Quadrado. Allora io ti dico subito, a mio avviso la destinazione di Calvarese è stata un pochettino fatta con fretta, nel senso che è vero che si vuole lanciare arbitri giovani, però quando ci troviamo di fronte ad un arbitro come Calvarese, che ha 37 anni, poi non si è così giovane, si è giovani per il numero di appartenenza all'organo tecnico, ma non per quanto riguarda l'età. E tra l'altro ieri Calvarese, devo dire che fino al momento in cui si è verificato quell'episodio non mi era affatto dispiaciuto. Ma poi tra l'altro trovo riscontro anche oggi su tutta la stampa, che ne parlano molto bene fino ad un certo punto, fino al 90esimo, anzi al 92esimo, quando si è verificato quell'incidente. Incidente che sta a dimostrare che il ragazzo non ha ancora le caratteristiche per poter fare queste partite, perché un arbitro esperto anche all'ultimo secondo valuta secondo quando vede. Lui un po' si è fatto condizionare dal fatto che Quadrado già ci aveva provato prima con una simulazione, e questo sicuramente lo ha indotto poi nel momento in cui l'ha visto cadere in aria qualche secondo alla fine a individuare una simulazione che obiettivamente non c'era assolutamente. No. Però la cosa più grave è che non c'era solo l'arbitro Calvarese,
ma c'era l'arbitro di porta che avrebbe anche potuto dargli una mano, cosa che non è successa. Chi era lì quell'arbitro di porta, Romeo? L'arbitro di porta, no, in questo momento non mi ricordo chi fosse, però sono sempre arbitri di Serie A, quindi certo, non è che stiamo parlando di arbitri presi a livello dilettantistico. E ne fanno di errori, perché comunque io non capisco, insomma, in teoria dovrebbero essere, c'è l'arbitro, c'è il giudice di porta, c'è anche guardare l'azione era veloce, però l'azione sì, era veloce, però o erano coperti, tutti coperti, possibile? No, comunque no, non so. Secondo me l'arbitro era nelle migliori condizioni per poter vedere. Ah, ecco, lui, lui si è fatto, sono convintissimo, anche perché quando c'è qualche errore bisogna analizzare i motivi per cui hanno portato all'errore. Io ritengo che l'arbitro sia stato molto condizionato da quella simulazione che Quadrato se la poteva evitare e che poi mette in condizione l'arbitro per quasi quasi di essere prevenuto nei confronti di un giocatore che invece in quella circostanza lo aveva subito il fallo e non l'aveva simulato. Però la cosa che in un certo senso mi ha colpito ieri sera sono state le dichiarazioni di Montella, il quale non ha dato molto peso all'episodio, anche se secondo me c'era una rabbia in corpo. Ho visto. Perché all'ultimo secondo si verifica un episodio del genere, che tra l'altro va a penalizzare non solo la Fiorentina per quanto riguarda il risultato della gara, perché sul rigore battuto a fine gara probabilmente avrebbe comportato forse presumibilmente il pareggio, ma c'è da dire anche che oltre al discorso tecnico del risultato c'è anche il discorso disciplinare, che è vero che ha penalizzato la Fiorentina per pochissimo ieri sera, ma la penalizza soprattutto sabato prossimo contro il Milan. Certo. Stiamo parlando di un giocatore Quadrato che è, diciamo che in un certo senso è un po' l'anima di questa Fiorentina. Senti, volevo chiederti, in vista di martedì di Juventus-Real Madrid, tu che conosci benissimo Collina, avendolo disegnato tante partite, no? Sì. Secondo te terrà conto di questa partita o la riterrà una partita di normale routine, visto che ci sono società molte più... No, sicuramente la partita di martedì è una partita che richiede un arbitro d'élite dell'UEFA, perché non fosse altro che è una partita, un test importantissimo per la Juventus, che vincendo si reinserirebbe nel gruppo delle due prime e si giocherebbe tutto poi in Turchia. Però sicuramente è una partita sulla quale bisogna attenzionare molto l'arbitro che andrà a dirigerla. Tra l'altro si gioca in uno stadio strapieno, in uno stadio che ha una storia, con due società che hanno due storie importanti. Per cui io penso che l'arbitro sarà sicuramente scelto tra quelli di prima fascia e non è improbabile che si vada sulla scelta di un inglese che potrebbe essere Webb, oppure di un tedesco che potrebbe essere Starco, addirittura di un ungherese Kassai. Questi sono gli arbitri che a mio avviso potrebbero competere. Non penso che manderanno di nuovo un tedesco, Romeo? Avendo già avuto Graf. Però il discorso sai cos'è? Che a livello UEFA, ma soprattutto nella mentalità di Collina, che io conosco bene, si cerca di mandare sempre l'arbitro che è più in forma. Quindi non credo che ci sia molto legato il discorso della nazionalità. È chiaro, la nazionalità conta, nel senso che non può essere né un italiano né uno spagnolo, però siccome ci sono tanti arbitri d'élite in Europa, sono circa 40, quindi ci sarà la possibilità di scegliere al meglio. L'importante è che, ripeto, questa sia una partita dove la Juventus pensi a giocare con la mentalità, la determinazione e soprattutto la carica che Conte riesce a dare ed è riuscito a dare negli ultimi due anni, e che quest'anno in qualche partita lo stiamo ancora vedendo. Quindi, anzi, più che stiamo vedendo, sta ritornando a quei livelli che ci aveva abituato nel passato e che quest'anno nella prima fase del campionato purtroppo non si erano ancora visti. Certo. Posso chiedere una cosa io? Mi è appena arrivata un'email dicendo che la Fiorentina ha fatto ricorso contro la squalifica di Quadrado. Potrebbero toglierla in un caso come questo o no? No, nella situazione in cui si trova Quadrado non c'è la possibilità di eliminare la squalifica, perché lui sarà squalificato per la doppia ammonizione, quindi non per... E quindi non c'è nessuna possibilità di fare ricorso. Mi sembra strano che la Fiorentina abbia preannunciato ricorso. Così mi è stato detto, appunto hanno appena scritto. In effetti. Perfetto, grazie mille. Giuliano, vuoi chiedere ancora qualcosa?
No, io penso che quello che volevo chiederti, cosa ne pensi, tu che l'hai seguito benissimo a Bari, di questo calo di forma di Bonucci? Li faceva anche a Bari queste leggerezze? Guarda, io dico che in un certo senso il calo di forma che alcuni giocatori della Juventus stanno attraversando mi sembra un fatto di normale routine, perché non dimentichiamo che questi giocatori per 2 anni si sono espressi al di là delle loro Sì, probabilmente quello possibilità, che ho detto io, quello che ho detto io all'inizio. nel senso che sono stati talmente caricati dal loro allenatore, che ha questa caratteristica di dare l'anima proprio quando giocava, dava l'anima quando giocava e la vuole adesso anche da parte dei suoi giocatori. Che nel momento in cui si verifica un calo come quest'anno, non è solo Bonucci, un po' diversi giocatori, non dimentichiamoci Barzagli Sì. quest'anno non è più lo stesso l'anno Certo, scorso. certo. Diciamo che l'unico giocatore che in difesa continua ad avere un'attenzione particolare è Chiellini, ma anche Chiellini però poi qualche volta si va a prendere nervosismo, ritorna. Ricorda di essere un giocatore che fa quelle Hai fesserie lì. sentito dell'infortunio che e quel fallaccio che abbiamo discusso anche io e te ieri sera? C'ha 3 mesi, c'ha Lo so. Borghesio. Sì, anche perché È assurdo, mi il fermo. perone è No, lo so. fratturato, quindi per In forza. effetti, ecco, io dico che questa Juventus secondo me può ritornare, anche perché gli sta mettendo il fiato addosso alla Roma che sta facendo un Ma campionato scusa Romeo, eccezionale. mi viene spontaneo da dire, visto che l'arbitro lo ha ammonito, no, Chiellini, non conta più la prova televisiva, non è che potrebbero darle delle giornate di squalifica per questo? Assolutamente no, Ho nel capito. senso che nel momento in cui la prova televisiva interviene, nel momento in cui L'arbitro non l'arbitro e vede, giusto, hai loro ragione. e i suoi collaboratori Sì, non ho capito. riescono a individuare Ok. che cosa sia successo, per cui vale la prova televisiva, ma nel Ok. momento in cui loro intervengono, anzi, a maggior ragione con un'ammonizione, quindi è talmente chiaro l'intervento da parte dell'altro che avrà Ok, sbagliato, però ha visto quello. ti ringrazio Romeo, ti Figurati. saluto. Grazie Ciao, mille ciao, per il ciao. suo Buon proseguimento a intervento. voi, buona Grazie serata a mille. tutti, Buonasera. arrivederci. Buonasera.